Nice air. Buongiorno a tutti. Oggi è sabato 18 giugno, sono le 10:40. Sono stato abbastanza bravo perché ieri sera serata Sofia, serata Babete. Passare dalle 9 di sera, quindi da cena fino alle 3 di notte, non è stato così facile come credevo. Bear ormai mi è passato proprio. È una cosa che mi è passata un po' di moda per me. Mi meraviglio del fatto che la gente continua a bere e si scassi proprio a priori, cioè senza ritegno. Questa cosa proprio non l'ho capita, nel senso, non serve un cazzo bere, non serve a niente. Quindi non ho voluto rovinare questo sabato pomeriggio che doveva essere un sabato produttivo, e lo sarà sicuramente. Quindi se avessi voluto bere avrei dovuto fare i conti con una giornata pessima, secondo me. Niente, avrei voluto fare anche il video sulla colazione, però per cause di forza maggiore, ovvero il fatto che io sia in ritardo di più o meno un quarto d'ora sulla tabella di marcia, perché sto andando a prendere il mio G-Brew, il mio collega, il mio socio Mirko Izzo, a.k.a. Shredded Izzo, non ho potuto fare il video a colazione, che con una colazione è abbastanza americana, io la definisco, perché uova, bacon, qualche volta ci butto dentro del riso, della pasta. Sì, la gente fa strano quando, diciamo, uso questi ingredienti per fare colazione, perché chiaramente il 99% della gente è abituata a fare la colazione dolce, cioè chiaramente migliore. Però a parer mio, colazione internazionale, top, cioè andiamo proprio a braccetto. Day in the life. Buongiorno. Bella, grande, fra. Oggi andremo a fare shopping. Tu devi fare shopping? Andrò a comprarmi un paio di scarpe, un paio di Air Force, di Vans. Vans. Cioè, secondo voi, no? Basta così arrivare a un marciapiede così. Si è scassato. Cosa può essere successo? Questo vecchio. È assettata troppo bassa sta vecchia. Però top, cazzo, no? Alla fine non sembra. Basta un po' di vino alla fine. Ma sì, è incredibile come abbia smontato il mattone e la macchina no. Ah, è un. Bom. Travolto. Comunque vecchio, c'ho la maglietta troppo bella. Travolto in diretta, di okay. Vogliamo parlare della tua di maglietta, che è una camicia. Vabbè, io mi ispiro sempre a Tony Montana. O Tony G. per pochissimo ancora. Bene, comunque siamo arrivati. È bello perché in questo gruppo, cioè io non faccio un cazzo, però sono quello che arriverà a fatturare di più. A fratturare o a fratturare? Tutte e due. E cioè io semplicemente cammino, mi faccio riprendere, dico delle cose e la gente mi pagherà per questo, che ci perdiamo meno. Definizione di influencer, quindi. Ma no, non è influencer questo è proprio capo. Capo? Capo 1,75. Sigma gigacciato. Sigma gigante. Adesso abbiamo una telecamera in mano, quindi è difficile che applicano a parlarci. C'è l'unico modo per aiutarmi a fare shopping senza rottura di cazzo. Ma in realtà forse non si fermano neanche a questo. No, vorranno essere nel vlog. Anzi, sicuramente. C'è qualcuno che si carica. Periodi bui che guarda le cose. Cioè, sono proprio tanti questi scarpe. Poi due cazzo, ma lì adesso sembrano anche false, perché sono solo due righe. Almeno queste sono fatte meglio. Comunque al giorno d'oggi, avere un telefono in mano che inquadra e riprende, avere un fucile, raga. Sì. Cioè io non so. Non me ne frega un cazzo. Non mi so se stai niente. Aspettando qualcuno che ti. No, mi piace. Non. Vuoi guardare qualcosa? Sì, allora, io non ho ancora capito come mai voi donne
abbia tutta questa lascia scelta. Sì, secondo me sì. Prova a guardare. Sì, ecco. Non ho ancora capito perché voi donne abbiate tutta questa selezione di roba rispetto agli uomini. È che uno entra, un uomo entra a vedere le sue scarpe e le prende. Sì, ok. A provarne uno, due, tre. Effettivamente parti. Abbiamo meno balle di loro. Cioè la prima scarpa che io mi provo è quella che mi devo mettere, cioè quella che devo comprare. Perché se no non avrei provato quella per prima, di ok. Però è vero anche che ci sono certe scarpe che sono incordabili delle donne, cioè chi è che metterebbe delle robe? Come queste sono le più belle. Boh, quelle sono le scarpe per i disabili. Siamo usciti dal negozio e nessuno ci ha detto un cazzo, nessuno ha aperto bocca, nessuno ha parlato, nessuno si è avvicinato, ci guardavano e quando li guardavamo giravano lo sguardo. Ma sapete perché? Perché abbiamo un telefono acceso in mano. Raga, è fortissimo, ve lo giuro. È incredibile. Voi andate a fare una rapina col telefono in mano. Ormai il 2022-2023 sì. L'arma è il telefono. Vabbè, ho capito quali scarpe devo prendere, Alex, adesso ti accompagno dalle vasi fino a mangiare. Allora, mi vanno larghe. Fammi una zip close. No. That's what we fucking do, huh? Scopi di più. Piena sta gamba di un cazzo. Che lo so che fa schifo, raga, però Radio Kai io ce l'avevo piccolissimo. What we got? Il tuo vecchio è tristissimo comunque. Ma cosa ci hai messo dentro? Io Kai, ho fatto tutto lei. No, non l'hai scelto. Non hai diritto di parola te. Siamo arrivati in palestra. Oggi spalle, bicipiti, tricipiti. Spalle, bicipiti. Tricipiti aggiunti a caso. Sono easy da buttare giù. Sì. Magari con l'acqua, non a bocca asciutta. Perché san di poche. Forse sono le domani che san di poche, vecchio. Tre. Quattro io. Perché quattro io tre? Io sono power. Guarda che scaldarsi, ragazzi. Ci sta insegnando come ci si scalda in palestra. Cioè, per quello un attimo. Insegnaci a scaldarci, Alex. In questo caldo, soprattutto è importante scaldarsi. Come ci si scalda? Una ola da stadio. Bisogna prendere il muscolo per crescere, quindi. Lo senti? L'hai sentito? Motherfucker. In the sky.
stay gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light